Chi ha sbagliato deve pagare. Male. Mancano i turisti stranieri. E dove sono? C'è poco lavoro. Poco lavoro. Le persone hanno paura di viaggiare. Sono i tassisti davanti al Teatro Massimo di Palermo in attesa di clienti. Il lockdown per loro è stato una vera tragedia, ma non era solo la categoria colpita dal Covid-19. Come va la movida? C'è gente, non c'è gente. Qualche gente c'è, qualcosa c'è, però è poco. Poco. Rispetto all'anno scorso. Un'altra cosa. Non c'è lavoro, troppo malura. Non si lavora tantissimo. Si può quantificare rispetto all'anno scorso quanto è calato? Ma un buon 60%. Sì. Si stima un 40% al momento delle non riaperture. Con il lockdown come è andato? Peggio ancora. Malissimo. Siamo in ginocchio, lo guarda quanto che ci sono, come siamo messi. Aiuti non ce n'è da nessuno. Questa è la realtà e fa rabbia anche perché una buona parte di questo danno si sarebbe potuto evitare. Il danno che si sarebbe potuto evitare è stato quello di chiudere indiscriminatamente tutta la penisola, isole comprese. In Sicilia il 19 maggio del 2020 si contavano 1.524 positivi contro i 27.293 della Lombardia. Quando il 4 maggio in tutta Italia hanno riaperto non le regioni in maniera progressiva rispetto ai contagi che c'erano, ma quando riaprono ugualmente al nord come al sud cantieri e industrie, quando noi l'unica industria che dovevamo aprire è il commercio, il terziario di mercato, il turismo, quella è stata l'ennesima ingiustizia. Misure che sono state adottate a livello nazionale hanno evidentemente favorito, proprio perché unitarie e non differenziate secondo le morfologie economiche dei territori, hanno favorito la parte più a nord del paese rispetto a quella più a sud. Secondo lei il lockdown è stato giusto qui in Sicilia? No. No? Non c'erano molti casi? No. A voi vi hanno usciuto parecchio? Certo. Quanto avete perso di soldi? Tanti? 4 mesi senza lavorare. Non ci sono stranieri e gli albergatori sono comunque al 50% del loro potenziale, pur con tante strutture alberghiere ancora chiuse. Si può quantificare il danno economico? Milioni di euro su tutto il comparto ricettivo alberghiero, extraalberghiero. È stato un disastro per voi? Non me ne parli, è tutto sbagliato. No, lascia stare. Poi? Il lockdown alla Sicilia è costato 2,8 miliardi di euro al mese, in totale circa 6 miliardi di caduta di prodotto interno lordo. Un grave danno per un'economia che si sostiene sul commercio e il turismo. Quello che ci è stato perpetrato è stata un'ennesima ingiustizia contro il sud e contro la Sicilia. E quindi non chiediamo a chi ci ha messo in ginocchio soltanto un risarcimento ai danni materiali. Noi chiediamo un risarcimento al danno esistenziale, ad averci sottratto il diritto d'impresa, il diritto al lavoro, il diritto a una prospettiva di futuro e ad averci tolto la speranza di futuro.